Amici, buongiorno! Officina 9000 giri con Luca. Ciao Luca. Ciao, Mirko, bene. Che è la che gira intorno alla mia 1 Turbo Bob. Squalo. Avendola fatta lui, vabbè, lo squalo. Ma non mi piace che ci stia così vicino. Allora Luca. Ci ha fatto l'occhio. noi nostalgici. Vabbè. Allora, finita? Finita, abbiamo finito, mancano solo 2-3 stupidate, il bulbo dell'acqua, un paio di stupidatine, però diciamo che è finita. Quello che era, diciamo, la parte essenziale che mancava la volta precedente era il discorso dell'assetto, in maniera particolare dell'altezza. Quindi qui, cambiando appunto molle ammortizzatori, soprattutto le molle, che sono delle molle HR, la macchina si è abbassata, come avevo detto, più o meno empiricamente della metà che c'era prima fra la gomma e il passaruota, e adesso ha più o meno raggiunto quella che è la sua altezza giusta, corretta, quindi anche davanti, anche lì. Prima era veramente in gergo un carrello della spesa, adesso, a parte un discorso di ammortizzatori nuovi, le molle nuove, quindi una tenuta diversa, ma anche esteticamente adesso è veramente la Uno Turbo Bob che tu volevi. Sono innamorato pazzo, veramente. Perfetto. Innamorato pazzo. Perfetto. Grazie ragazzi, fantastica. Va bene, perché oggi vado via con lei, però invece sul ponte c'è qualcos'altro. Andiamo. Sul ponte abbiamo una macchina recente, ne abbiamo già fatte tante di queste, la Mazda MX-5. Oggi ne abbiamo fatte due, con due lavori esattamente uguali, ne facciamo vedere uno, tanto l'altro una replica, quindi ok. Quindi Mazda MX-5, 2000 di cilindrata, dove la stragrande maggioranza dei clienti ci chiedono di darle un pochino più di voce, quindi sempre discorso Ragazzon, con centrale e terminale. Quindi, come in questo caso, c'erano le due opzioni per quanto riguarda questa macchina: o il duplex, bisogna fare un'asola sulla parte sinistra, quindi uscita a destra, uscita a sinistra, o un'uscita esattamente come quella di serie, chiaramente con un terminale leggermente più piccolo come dimensioni e con i due tubi da 70, penso che siano da 72, che riempiono un pochino di più l'asola. Quindi terminale sportivo omologato e centrale che elimina il silenziatore. Come abbiamo detto tante volte, questa è l'accoppiata giusta, cioè per avere un risultato ottimale da un punto di vista di sound. Se uno fa solo il terminale, dovendo rimanere all'interno dei decibel, essendo il terminale omologato, lo si vede sempre dalla famosa piastrina che vi diciamo tutte le volte, il risultato è parziale. Se uno vuole avere il risultato veramente ottimale, ma sempre dentro nell'ambito giusto, uno deve cambiare anche il centrale. Sempre a livello di raffronto, avete visto che qua il silenziatore con il quale ci troviamo a che fare è questo come volume. Questa viceversa era la situazione di serie, dove c'è un padellone molto importante, quindi sarà più o meno come volumetria, sarà quasi il doppio di quello che c'è adesso, e questo non è un vero silenziatore, ma si chiama in gergo rompifiamma, che abbiamo eliminato, per cui la situazione che c'era prima era di macchina totalmente silenziosa. La situazione che abbiamo adesso è una macchina un pochino più arrembante da un punto di vista di sound. Adesso magari Mirko ve la tira giù dal ponte la testa. Grazie per avermi salvato. Mirko adesso ve la tira giù dal ponte, la sentiamo, quindi questo è il concetto. Poi, questa era una modifica che aveva già fatto il cliente, solitamente lavora anche sul discorso dell'assetto, spesso vediamo o le facciamo noi o ci arrivano già fatte, questo tipo di vettura con l'assetto Bilstein. In questo caso le molle, mi sembra di vedere, sono ancora quelle di serie, quindi sicuramente sono dei Bilstein B6, che quindi si vanno a accoppiare con la molla di serie. Se viceversa uno vuole fare anche l'assetto, come nel tuo caso che abbiamo montato delle molle HR, uno deve andare a cambiare anche l'ammortizzatore unitamente alla molla. Bisogna prendere un B8, che è un ammortizzatore con uno stelo leggermente più corto. Questo da un punto di vista tecnico è sempre perfetto. Meglio ribadirlo che non altro. Va bene, adesso scendiamo. Ecco, adesso Mirko metti in moto, così sentiamo sempre il suo discorso, che dovevamo farla sentire prima e farla sentire dopo. Comunque, vabbè, accontentiamoci di farla sentire adesso. Si sente qualche cosa, direi, ma sempre in maniera elegante, come sentite, diciamo, certo. Il sound si sente, non dà fastidio, anche se questa è una versione, rispetto a tante altre, queste ce ne sono capitate di meno, questa qua è la versione coupé, mentre la stragrande maggioranza erano quelle roadster, quindi bisogna stare anche più attenti su macchine cabrio a non esagerare con il discorso del sound, perché ovviamente, essendo meno insonorizzate, si creano più problemi.
Però comunque sia, questo tipo di soluzione abbiamo usato sia sulle cabrio che sulle coupé e devo dire, almeno dal mio punto di vista, è azzeccato, nel senso che, ripeto, non avendovi fatto sentire la situazione iniziale, macchina stock, uno accende, si accorge che è accesa perché si muove la lancetta del contagiri. Qua invece diciamo che è un qualche cosina di un pochino più appagante, però che non stufa nel tempo. Esatto, sì. No, c'è quella grinta, c'è quel tono basso, abbastanza gutturale, un certo regime, per cui secondo me è perfetto, ci sta. Va bene, ragazzi, porto via la 1 Tour Bob. Sì, grazie mille. Okay. Grazie Luca. Ciao Bob. Grazie Mirko. Ciao ragazzi, a presto. Ciao. We'll be right back.